Roberta Zaccheo, suonatrice d'arpa, ci puoi dire come è nata questa passione per questo strumento, quando hai cominciato a dedicarti allo studio? Sì, ho cominciato all'età di 10 anni, quando dovevo scegliere la scuola media, e ho scelto di andare al conservatorio perché mi sarebbe piaciuto suonare l'arpa. E avevo visto, quando ero piccola, avrò avuto 4-5 anni, in chiesa una ragazza che suonava una messa di Natale. Mi sono innamorata di questo strumento e così ho cominciato. Ho fatto le scuole medie che erano annesse al conservatorio e poi ho continuato il percorso. E tuttora sono iscritta al biennio e spero di finire. Quindi da quanti anni stai studiando lo strumento? 12 anni. Che sì. Tipo di repertorio preferisci? Da 3 anni mi sono appassionata alla musica leggera, alle colonne sonore, quindi Ennio Morricone, Nino Rota, in quanto ho iniziato a suonare con una mia compagna di classe, un'arpista che si chiama Claudia Nicola. Abbiamo costituito questo duo, l'Absentium Duo, è divertente, ci divertiamo e facciamo anche divertire, e nello stesso tempo suoniamo la musica classica, soprattutto quella romantica. È nata comunque questo duo, si è costituito grazie alla mia insegnante, a un maestro di musica che insegna a Bari, al Conservatorio di Bari, che ha fatto delle trascrizioni apposta per le due arpe e sono inedite, quindi mi sono appassionata a questo mondo che non conoscevo, devo dire sinceramente. Progetti per il futuro? Per il futuro spero di laurearmi al più presto in giurisprudenza e spero di suonare nelle orchestre, in quanto è la mia passione è quella, e adesso collaboro con un'orchestra e spero di riuscire a entrare stabilmente in qualche orchestra. Grazie. Prego.